facendo adesso? Non mi stavo allenando perché... Oddio. Adesso le piscine sono chiuse, no? E quindi volevo imparare a galleggiare, quindi... Mi stavo esercitando un po', tipo fare il morto. Scusami, per imparare a galleggiare ti serve una piscina con del lago perché c'è la forza di Archimede che ti spinge su, non un tavolo. Ah, la forza di Archimede, sì, ok. Vabbè, però intanto mi alleno, dai. Vabbè, però c'hai ragione, dai, alleniamoci un po'. Vabbè dai, intanto guardiamo il video serio. Va bene ragazzi, allora, abbiamo visto, siamo stati in piscina, abbiamo visto che con un minimo di allenamento comunque tutti riusciamo a galleggiare per via di questa spinta, ma... Interrogazione a sorpresa! Attenzione! Interroghiamo! Vabbè. Martina! Te pareva? Dai, dici, che cos'è il principio di Archimede? Il principio di Archimede, sì, lo so. Allora, un corpo immerso in un fluido subisce una spinta verticale dal basso verso l'alto pari al peso del volume, già, del fluido spostato. Ti sei preparato? Fai finta di non leggere, se no ti scopre Andrea. Bocciata! Adesso con Andrea facciamo gli esperimenti, vediamo se riusciamo a capirlo meglio. Scusate, scusa Andre se ti interrompo, perché volevo precisare una cosa. Allora, abbiamo detto questo enunciato più o meno bene, non è chiaramente immediato, quindi vi volevo fare un esempio. Allora, avete presente le navi? Ebbene, galleggiano. Ma perché? Perché c'è il principio, c'è la spinta di Archimede. Cosa fanno le navi? Spostano questa grandissima quantità di acqua. Chiaramente quest'acqua vuole ritornare in un qualche modo al proprio posto, quindi favorisce questa spinta dal basso verso l'alto, come ad esempio possiamo vedere in questo disegno. Adesso Andre, il tuo turno. Benissimo, grazie Martina. Adesso faccio vedere un po' l'esperimento. Allora, molto velocemente, i materiali che ci servono sono nastro adesivo, un bicchiere con dell'acqua dentro, pennarello, foglio di carta, noi abbiamo tutto molto grande perché così lo vedete meglio anche da là in fondo, e un righello sempre grande per lo stesso motivo di prima. In tutto questo dovrete pesare un oggetto. Che oggetto vogliamo pesare oggi? Oggi peseremo un mazzo di chiavi, quindi voi potete usare qualsiasi cosa avete in casa. Allora, la prima cosa da fare sarà misurare l'allungamento dell'elastico a vuoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che prenderete il vostro elastico, lo terrete appena appena teso e misurerete con il righello sul foglio. Più siete precisi in questo momento, più facile vi verrà dopo fare vedere le considerazioni. Quindi cercate di stare attenti, partite con lo zero sul bordo del foglio. Misureremo l'allungamento, che in questo caso sono 10 cm, e lo segnate con il vostro pennarello. Poi adesso io, con un po' di magia del cinema, sistemo l'elastico attaccato al nostro oggetto da pesare e il righello al foglio. Quindi fermi tutti, immobili, non vi muovete. Come avete visto nel nostro piccolo montaggio, io e la Martina intanto qua abbiamo già fatto tutte le cose pratiche, così voi non perdete tempo, che sennò questo viene un video di 25 minuti e nessuno ne ha bisogno. Allora, cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo preso il nostro righello, abbiamo fatto la misura senza niente attaccato,
la misura con le chiavi attaccate e questa qua in alto è addirittura la misura immersa nell'acqua. Come abbiamo fatto? Semplicemente io, che non sono capace di fare niente, tenevo sul foglio il righello, la Martina fa tutte le cose pratiche, preso le chiavi con attaccato l'elastico, abbiamo usato un pezzettino di scotch, quindi niente di esagerato, immerse dentro il nostro bicchiere, mi raccomando immergetele bene, quindi fino alla cima, non devono stare mezze dentro e mezze fuori, e abbiamo preso la misura dell'allungamento. Come abbiamo fatto? In questo caso purtroppo bisogna andare un po' a occhio, quindi cercate di essere precisi così. Fatto tutto, chiavi fuori, e abbiamo preso la misura e addirittura le chiavi sono state sopra l'allungamento dell'elastico a vuoto. Questo cosa vuol dire? Che la forza che ci ha detto prima la Martina, quella che ci tiene a galla in acqua, ha tenuto le chiavi addirittura più sollevate di un elastico, così senza niente attaccato. Bene, io vi ho annoiato abbastanza, quindi adesso do la parola a Martina che vi dice due curiosità su questo principio. Alla prossima! Quindi da questo esperimento cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che una volta che le chiavi vengono immerse nell'acqua subiscono questa spinta dal basso verso l'alto, quindi anche l'allungamento dell'elastico sarà minore. Adesso vi dico un'altra cosa molto interessante che ho scoperto. Praticamente lo sapevate che gli astronauti, quando si devono preparare insomma per i loro viaggi nello spazio, cosa fanno? Fanno un allenamento in acqua con la tuta. Ma non perché si debbano preparare alle Olimpiadi, ma perché cosa succede? Devono simulare, grazie a questa spinta di Archimede, riescono a simulare delle gravità minori che poi incontreranno nello spazio. Ciao a tutti! Ragazzi, mi raccomando, il Museo della Bilancia è anche sui social, quindi seguiteci! Sì, ho capito, va bene seguirci sui social, però se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, un commento e mi raccomando iscrivetevi anche a questo canale, perché ci darete degli spunti e delle idee e la voglia di continuare con questo nostro piccolo progetto. Alla prossima! Ciao!